Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, la saga di Yu-Gi-Oh! Arc V. Come detto nello scorso episodio, la storia mi sta intrigando parecchio e non vedevo l'ora di continuare davvero. Potrei fare più episodi, ma il tempo è quello che è e devo caricare tantissima altra roba. Comunque oggi si continua con Fuga in Città. Vediamo un po' che è successo. Zuzu e Yugo si ritrovano teletrasportati nella dimensione sincro. Sì, nello scorso episodio è successo un casotto incredibile. Benvenuta nella dimensione sincro. Lui pensa che lei sia un'altra persona in realtà e non Zuzu. La dimensione sincro, a me dovrei essere nel bel mezzo di una battaglia tutti contro tutti. Tu e Yuya siete praticamente due gocce d'acqua, anche se di gocce ce ne sono tre, anzi quattro. Com'è che ti chiami Yo-Yo? Ma come Yo-Yo? Sì, io sono Yugo. Non preoccuparti, ti abituerai a questo posto. Ricordo quando mi sono spaventato quando mi sono ritrovato in un'altra dimensione. Quindi lui non è originario di questa dimensione allora, o sì? È stato quel giorno che ho perso Rin, eravamo inseparabili finché non me l'hanno portata via. Da Yuri, tra l'altro. Ok, lei non assomiglia minimamente a Rin, dai, non si somiglia per niente con Zuzu. Cioè, basta, dai. Tu verrai con me, posso portarti via con le buone o con le cattive. Io preferirei le cattive. Lasciala andare, schifoso. Non fare mosse azzardate, capito? Spiacente, le mosse azzardate sono il mio forte. Ciao, ciao. Wow. Che sta succedendo? Drago sincro alla chiara, perché stai brillando? D'improvviso mi sono ritrovato nella dimensione Xyz, in un posto chiamato Heartland, che aveva visto giorni migliori. Come ad Heartland? Ma questa è un'altra Heartland allora. Sei di nuovo tu. Ridammi Rin e potrai risparmiarti. Mi stai minacciando? Fatti sotto! Zuzu chiarì l'errore di Yugo. Quel ragazzo era aiuto. Non è... Sì, va bene, anche l'ha visto. Non è lui ad aver rapito Rin, sta combattendo per salvare Lulu, la sorella del suo amico, proprio come te. Forse, sapendo da quale dimensione ha detto di essere venuto, ma non si capisce bene. E arriva un agente di sicurezza. Due comuni, la villa è solo per i superiori. I superiori sono pezzi grossi della società che possiedono tutta la ricchezza e il potere qui a Nuova Città di Domino. Ma laggiù nei bassi fondi, è lì che dobbiamo vivere noi comuni. Siamo della sicurezza, alto là, e abbiamo capito! Basta! Facci andare via, non ci dai neanche tempo di andare. No, combatti. Vabbè, combattiamo. Cosa fa Bubù? Agente 227, speriamo che sia una cosa veloce. Niente, mi sono... Tanto avrei perso comunque, quindi... Il fatto è che se io mi costringo ad usare il deck della storia per non avere vantaggi, è normale che perdo. Se invece usassi il deck personalizzato, che è comunque il deck del gioco, perché non ho fatto io nessun deck, visto che gioco... solo quando devo registrare il video, magari andava un po' meglio. Ci mettevamo meno tempo a perdere, forse. Vabbè, ridato ciclo qua coperta. Metto anche il recupero veloce coperta, non importa. Dunque, velociroid doppio yo-yo. Ohashiki ragazzo. Ok, tipo fionda di Yu-Gi-Oh! Watch. E velociroid Menko. Sono tutte carte quelle che ho in mano che mi richiedono... Cioè, che sarebbe meglio giocare quando ho mostri nel cimitero. E quindi non mi conviene. Velociroid Menko lo tengo in mano, così quando attacca diretto lo attivo. Attivo l'effetto e il suo mostro attaccante va in difesa. Non è questo il caso, non va bene, però. Vabbè, Velociroid, vai, va. Qua, il suo mostro va in difesa e se la prende in saccoccia. Ok. Non male, non male. Questo mostro ha 4 stelline. E... ma anche doppio yo-yo ha 4 stelline. Potrei fare un'evocazione sincro. Come no? Ah, non era Tuner. Questo è Tuner. Ah, ok. Ho confuso la sincro con l'Xyz che ci volevano le stelline esatte. Vabbè, mezzo disastro. Mi ero completamente dimenticato dei Tuner. Tanto non può comunque farmi danno lui. Quindi o evoca sincro o rimane in difesa. Evoca sincro, ovviamente. Tuner, ti pareva. Come ti sbagli? Inseguitore Goyo. Dato tre occhi, però. Ecco, lo mette là da 6, certo. T'ho detto per cambiare. Attacco di mezzo, la difesa no. Allora. Evoco Velociroid Washiki ragazzo. Si attiva l'effetto che mi permette di prendere un mostro Tuner dal cimitero mio o del mio avversario. E scelgo combattente e giutte. Qua.
Ora, il suo effetto mi permette di evocare, sincro-evocare un mostro, sincro, appunto, vento. Alta velociroid Chambara. Ha un effetto anche buono, alta velociroid Chambara. Può attaccare due volte e guadagna 200 punti d'attacco. Quindi io ora attaccherei questa. Col bonus d'attacco e... Inoltre se va al cimitero posso scegliere come bersaglio una delle mie carte velociroid bandite. Questo non è male. Secondo attacco, guadagna altri punti. Ah, ma per tutto quanto il damage step. Per tutta quanta... E li tiene? Ma... non era scritta... Mantiene l'attacco. Può raggiungere livelli enormi questa carta. Allora, evoco Velociroid doppio yo-yo, che mi permette di evocare dal cimitero un altro Velociroid di livello 4. Però il ragazzo qua, Wajiki, in difesa però lo metto. Si sa mai. Attivo richiamo di ferro. E con richiamo di ferro prendo Velociroid doppio yo-yo. Toh, qua. In attacco. Volevo vedere se riuscivo a fare qualcosa, ma niente. Non è tuner, non posso fare nulla. Chi mi attacchi? Ah, capitano saccheggiatore. Wow. Ma era di livello 3 capitano saccheggiatore? Ah, mi ricordavo un altro livello, strano. Goyo, per fare cosa? Vuoi distruggermi doppio yo-yo? Ma sei pazzo tu? Ah, perché se la prende lui, certo. Ok, cioè tutto quanto questo per... Un po' strano, ma comunque. Allora, attivo, recupero veloce che avevo messo coperta prima. Mi riprendo... Doppio yo-yo, è uguale, mi serve solo per fare una cosa, mi serve. In difesa, fai come ti pare. Mi serve giusto per sacrificarla. Allora, evoco Velociroid Pacinco qui. Perfetto. Attivo il suo effetto che mi permette di sacrificare un mostro macchina dal mio terreno. Ah, puoi scartare. Ah, vabbè, è meglio. Mi fa comunque comodo. E distruggo Goyo. Attivo l'effetto di Ridado Ciclo per evocare Velociroid dado tre occhi. E posso scegliere il suo livello grazie all'effetto appunto del dado. Dunque, che ti evoco, che ti evoco. Il livello non importa. Che ti faccio? No, era l'altra, ecco perché non mi riportavano i conti. Potevo fare Chambara comunque, o no? 3, 4, 6, no. Come fai a fare Chambara? Vabbè, attivo l'effetto, non so sinceramente che effetto è. Il dado. Mi riprendo il dado, attivo l'effetto del dado. Drago sincro alla Chiara? Per forza. 1, 2. Però qua. Bello, però voglio capire che fa ora. Lui sincro evoca, grazie al mio tra l'altro. Ancora Goyo. È rotto un po' il no, voglio vedere se attacca. Sì, cavolo. Ma sei un pezzettino. Ma vuole prendersi il mostro? Ma col cavolo che ti faccio prendere il mio mostro? Ma sei scemo? Ah, ma certo. Effetti annullati, ma non è che importi più di tanto. Devo comunque distruggergli questa se voglio attaccare. Il capitano saccheggiatore. Qua, coperta. E non posso attaccare, quindi niente. Finalmente si distruggono le spade. Oh. Allora, dai, sto duello già è durato fin troppo. Niente, ho pur di prendere una carta. Oh, attivo l'effetto di Drago Sincro alla Chiara, che annulla l'attivazione dell'effetto dell'avversario e lo distrugge. Bam, maledetto. Prendo l'attacco, è vero, prendo l'attacco. Prendo l'attacco, prendo l'attacco. Con te attacco questa. No. Tranquillo. Attacco questa. Ah, non può essere distrutta in battaglia. Va bene.
Ok. Ok, quindi se lui gioca questa mi conviene. No, ho giocato un'altra. Va bene. Ok, evoco, grazie al recupero veloce. Evoco. Veloci Roid pa 5 kart. Vieni qui, bello. In attacco, yeah. E attivo il suo effetto. Lo attivo? Ma sì, lo attivo, dai. Vai. Scartiamo Veloci Roid Manco e gli distruggo questa, che mi dà molto fastidio vederla. Era il cagnolino? No, era... peggio. Posizione di attacco e all out attack. Quindi con yo-yo attacchiamo questa qui. E ora, amico mio, madonna, quante botte ci prendi ora. Mamma mia, quante botte ci prendi. Vai, ho vinto. Santo cielo, però. Santo cielo. Vai, attacco diretto ed è finita. Wow, durata più del previsto, ma ci siamo. Il direttore della sicurezza osservava la fuga di Yugo e Zuzu. Che situazione sgradevole! Deviate immediatamente quei comuni a punto 5 del distretto D! Bloccate le rampe e mettete in allerta tutti gli agenti delle aree! Signore, che voce ha? Bloccheremo l'intera città! Bene, la famiglia di Crow. Ah, oi! Crow! Ritorna Crow! Grande! Grande ala nera! Quando i lancieri si teletrasportarono nella dimensione sincro, la sicurezza scambiò Yuya per il fuggitivo Yugo. Ma che cavolo! Beh, non è stato sicuramente un viaggio in prima classe. Dove siamo? Come ti ha spiegato Declan, siamo nella dimensione sincro. È da ieri sera che vi cerchiamo dappertutto, mocciosi. Ieri sera? Ma ci siamo appena arrivati. Lasciate stare quella gente. Raikiri, apri un varco! Grazie per averci trovato la pelle. Avrei preso il controllo della situazione io stesso, ma saltare da una dimensione all'altra è sfiancante. Da dove è che siete saltati? Da Paradise City. Sono Shingo Sawatari. Nella dimensione standard sono una superstar dei duelli. Questo invece è Yuya Sakaki, il mio assistente personale. Che cosa? E questa peperina qui è Serina. Viene da un'altra dimensione ancora. Lei non parla. So che è difficile da credere, ma abbiamo viaggiato fino alla vostra dimensione per trovare i duellanti che possano aiutarci a salvare la galassia. Sentite, non so che razza di svitati siete, ma non sembrate cattivi, certo. La sicurezza! Lasciatemi andare, non sapete chi sono? Sì, lo so, il mio ultimo arresto, ma basta. I lancieri furono arrestati e portati a cospetto dell'Alto Consiglio. Permettetemi di presentarmi, mi chiamo Jean-Michel Roger e sono il direttore della sicurezza. Avete disobbedito alla sicurezza e questa è una grave violazione del codice della città. Ma siamo appena arrivati! I suoi agenti ci stavano alle calcagne fin da quando siamo arrivati qui dalla nostra dimensione. Dalla vostra dimensione? Dice la verità. Siamo qui per portare la pace, non per seminare il caos. Il vostro mondo sarà presto preso d'assalto da parte dei guerrieri della dimensione fusione. Possiamo aiutarvi a combattere. Perdonatemi, dimensioni in guerra tra loro? Potrei forse comprendere i viaggi interdimensionali, ma una guerra? La mia squadra di sicurezza è più che adeguata, non è vero. Basta così, direttore. Ci incaricheremo noi di proseguire l'interrogatorio. Sostenete di essere amici di questo mondo? Bene, avrete la possibilità di dimostrarcelo. Dimostrarlo come? Partecipando al torneo dell'amicizia. Ci mancava questo. Un torneo, esatto. Se questa gente non crede che noi lancieri siamo in grado di proteggere la sua dimensione, parteciperemo al torneo per dare prova delle nostre capacità. E così ebbe inizio il torneo dell'amicizia. I duellanti si sfidarono in duelli turbo a bordo delle Duel Runner. E se uno non sa guidare la moto? Crow e Gong si affrontarono nell'incontro di apertura del torneo dell'amicizia. Ma Gong era con noi? Per vincere questo torneo, Gong deve smettere di avere paura di cadere e spingere l'acceleratore. Bravo. Devo vincere questo torneo. Se questo significa che devo schiacciare Gong, allora è proprio quello che farò. Mamma mia, che disastro. Tutto ciò è strano, molto strano. Iniziamo per secondi, mi piace. Dunque, torniamo alla nera. Però sono nuove. Abbiamo mostri strani. Gioco, intanto richiamo del posseduto coperta. Poi, anche vendetta alla nera. Qui. E... evoco alla nera Blizzard, il lontano nord, in attacco. Questo mi permette di evocare specialmente Harmattan, la polvere. In difesa, perché devo capire. E aumento il livello di questa carta, ma tanto è inutile, perché sono entrambe di livello 2. Ma posso comunque evocare un'evocazione speciale sincro. Ed evoco alla nera ala armata. Mamma mia che bel nome. Ed è anche figo come artwork. Ah, ma ha un arpione? Ma che è? Una pistola giocattolo? Ma che è sta roba? Ma hanno fatto diventare il fucile una pistola giocattolo?
Ma in giapponese non credo fosse proprio così, dai. Cioè, guarda come stona. Guarda come stona con il resto. Ma che palle. Inoltre anche l'effetto è molto buono. Guadagno 500 di attacco. Se attacco un mostro in difesa e gli infliggo danno perforante. Perfetto. Sarei andato incontro a una fine tragica se avessi attaccato con gli altri. Beh, fine tragica, insomma, avrei preso un po' di danno. Samurai super pesante, ok. Oh, magnete. Che succede? Oh. Aspetta, calma, perché attacca? Ah, oh, l'attacco diventa zero. No, fai come cacchiarola ti pare, maledetto. Potevo attaccarmi allora. Perché non l'ha fatto? Allora, attivo l'effetto di richiamo del posseduto. Prendo Harmattan. Lo mettiamo qua. E attivo l'effetto di Harmattan, sì. Questa. Dunque, ora Harmattan è di livello 6. Evoco la nera Blizzard qui. È di livello 2 però. E faccio un'evocazione sincro. Drago rabbia oscura piuma nera. Boh, nome mi ispira tantissimo. Eccolo qua. Bello. Boia. Non so perché l'ho fatto diventare di livello 6 Harmattan, visto che non c'entra niente col livello alle evocazioni sincro. Attacco. Boia, che male che ha preso. Attacco diretto con Harmattan. Buono, non male sto duello, non male davvero. Allora, questo sarà l'ultimo duello per oggi, perché nel prossimo vorrei fare almeno 3 duelli e... aspetta. Nel prossimo video farò 3 duelli sperando di finire il torneo, ma non credo che finisca, ce ne sono forse 4 duelli, visto l'andazzo. Però ora, attivo l'effetto di Jetstream, il cielo blu, così non mi distrugge il mostro, prendo sì i danni ma non mi distrugge il mostro. E allora, ho subito danno. Potrei mandare 5 carte dalla cima del mio deck al cimitero. Però guadagno 400 d'attacco se un mostro ci viene mandato. Quindi 3 carte. Oh, un mostro c'è andato! C'è andato al cimitero un mostro! Evoca sincro, accidenti. Boia, meno male che c'ha meno difesa. Orco Shuten Doji. Che fa, si prende la difesa? No, che fa? Evoca, prende in mano una carta. Che paura. Ah, evoco Gale il Turbine. E attivo l'effetto. Un mostro dell'avversario vede il suo attacco e la sua difesa dimezzati. Quindi con Gale il Turbine attacco questa. E con Drago Rabbia Oscura piuma nera attacco diretto. E main phase 2 metto Vendetta alla nera coperta e termino il turno. Oh, non è male, non è male sto turno è andato molto bene. Buono, è fatta per forza. Evoco Ghast l'esplosione nera, quindi anche ora. Ah, potevo fare l'evocazione, però no. Attacco questa coperta in difesa, che aveva due... E questo è un problema. Questo è un vero problema. Boh, io intanto gli attacco quell'altra coperta. Ok. Cielo. Niente da fare. Ha avuto molta fortuna a pescarlo al momento giusto. E attacca. Cosa cavolo attacchi? Prende l'attacco, ma è inutile. Niente, gli attacco questo era 2005. E basta. No. Porca miseria.
Niente, guarda, è assurda come cosa, eh. Ok, ho la strategia. Evoco Gale il turbine. Attivo il suo effetto, diminuisco l'attacco e la difesa di questo qua, della metà. E attacco ora. Attacco questa qui. Ok, e attacco anche questa sperando... porca boia! Porca! Perfetto, perfetto! Dai! Dai ora! Ok, richiamo del posseduto coperta perché sì. Evoco! Bora la lancia in attacco tramite evocazione speciale. E ora? Allora, sincro evoco alla nera d'assalto, Raikiri, il rovescio di pioggia. Una e due. Ok. Ora. Ora. Qui. E alla nera. Evoco alla nera Decay. Qui. E posso attivare l'effetto di... No, l'effetto di Decay non mi serve. L'effetto di alla nera d'assalto Raikiri. E gli distruggo questa. Voi direte, è una stupidaggine fatto. No, 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 no. Tranquilli, c'è il prossimo turno. Ora, vediamo che pesco. Non è un'ala nera, perfetto. Attiviamo il richiamo del Possed. Mi prendo un altro ala nera. Armata, mi piace armata. Qua. Perfetto, attiviamo quindi l'effetto di Raikiri. Vai. Distruggiamo uno. E... due. Questo qui. Battle Phase. Attacca Raikiri. Bravissimo. E ora, Drago Rabbia Oscura, termina il duello. E che cavolo, è su. E quanto ci è voluto. Ehi, Crow, Gog ha già affrontato duellanti coraggiosi, ma non darò nulla in confronto a te. Anche tu non te la cavi male, però magari la prossima volta diamo una smaltita più veloce, eh. C'erano discussioni tra la folla del primo duello, ma ora fanno tutto il tifo come se fossero una sola persona. Gong, grazie per questa dimostrazione, sì. Con il prossimo duello siamo a metà storia, mi sa, eh. Allora, per questo video è tutto. Il prossimo affronterò almeno 3 duelli. Non importa quanto verrà lungo il video. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre il link per Instagram e Telegram, che mi invito a dare un'occhiata, che trovate tutti quanti gli aggiornamenti spalmati lì. Inoltre, se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi, che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.